Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Come possiamo osservare dalla nostra carta, l'ulteriore contributo di aria fredda farà irrobustire ulteriormente la circolazione ciclonica sul Mediterraneo centrale, permettendo un maltempo ancora più incisivo e persistente. Prepariamoci quindi a nuove piogge, temporali e nevicate che sulla nostra regione si attesteranno ad altitudini medie, con possibili locali sconfinamenti anche a quote più basse. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Per oggi parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità nel corso della giornata da Regino Tirrenico e Vibonese in propagazione verso nord, con piogge anche a caratteri di rovescio, nevicate sui rilievi principali dagli 800-1000 metri di quota, con locali sconfinamenti fino a 600-700 metri in alcune aree interne del Cosentino. Tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso sui versanti ionici, con possibili piogge specie sul settore Regino, Basso Catanzarese e Golfo di Corigliano. Temperature in lieve diminuzione. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso ovunque con locali addensamenti più intensi associati a piogge tra deboli e moderate, più probabili su Cosentino e settori ionici di Regino e Basso Catanzarese. Le precipitazioni risulteranno nevose sui rilievi, oltre i 800-1000 metri di quota. La temperatura rimarrà stazionaria. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Per oggi venti tra deboli e moderati da ponente sul Tirreno con mari mossi, tra deboli e moderati da Libeccio sullo Ionio con mari tra poco mossi e mossi. Domani venti occidentali che ruoteranno moderati dai quadranti meridionali ovunque con mari molto mosso il Tirreno, centro meridionale e lo Ionio meridionale, mosso l'Alto Tirreno e lo Ionio crotonese, poco mosso il Golfo di Corigliano e l'Alto Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria per poter interagire direttamente con lo staff. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani.